Kill assigned targets. Avoid being killed by other Templars. Comandante dell'esercito papale ha annunciato una taglia di 50 fiorini d'oro pagati alla morte. Contract lost. Round finish. Tenuto finché le autorità non lo prendano in consegna. Comunicate a segnalare qualsiasi incidente, crimine e problema legato all'ospitalità o altro all'ufficio lamentele del Vaticano. Nell'amore del nostro vero Dio. Questa terribile minaccia alla stabilità della nostra città va contrastata nel nome di Dio. Il Papa lo lega affinché la minaccia venga neutralizzata in prima possibile. I vostri possano essere meglio rappresentati in questo nostro mondo turbolento. You have taken the lead. Sono disponibili a
Del ragazzino di Brescia, in quanto causa di imbarazzanti espulsioni corporali in pubblico da parte di Luigi, ospiterà. Assicura che ella aveva ricevuto la sua benedizione speciale. Menestrelli che esercitano all'interno della città si chiede di evitare di eseguire la popolare ballata del ragazzino di Brescia in quanto causa di imbarazzanti espulsioni da parte di diversi sacerdoti. E neutralizzare questo assassino. Lucrezia ha espresso grave preoccupazione per la prolungata libertà dell'assassino, tanto da concedere i propri favori a chiunque si riveli abile abbastanza da consegnarlo alla giustizia. Ai menestrelli che prega di notare come l'ufficio lamentele del Vaticano abbia chiuso per un periodo di tempo indefinito al fine di commemorare la morte del suo unico occupante, il vescovo Moretti. Ha benedetto l'iniziativa di alzare i canoni d'affitto delle chiese e delle proprietà del rione. Tempi incerti come questi, è bene che i portieri della cristianità siano sempre con noi. Udite, udite! Ezio Auditore da Firenze è ricercato per omicidio, furto, stupro. Informazioni sul criminale Ezio Auditore, o lo aiuti, o lo ospiti, o lo spalleggi, verrà appeso a testa in giù fino alla morte Luca Cesare Borgia in persona. Chiunque abbia sottratto il bambino dalla statua della Madonna col bambino incassata nel muro sopra la bottega casearia potrebbe avere la decenza di restituirlo? L'Onnipotente me ne sarà grato. Sarà risolta una nuova decima per il sostentamento del guarnigione papale della...
aspetta il contributo di tutti.